Grazie Presidente. Prima di affrontare l'argomento della delibera, io ci tengo a precisare su delle cose che ha riferito il consigliere Figliomeni. Allora, innanzitutto, quando la delibera è arrivata in commissione, è arrivata in commissione e non ho mandato copia ai componenti della commissione, compreso il parere era della dottoressa Baroncelli e ci dava di confermare il parere espresso con un'altra nota di protocollo del 27 luglio 2015. E il parere logicamente è negativo, si rimanda a un altro protocollo, è facoltà di tutti i consiglieri fare accesso agli atti per avere i protocolli. Io, leggendo la proposta di delibera, le motivazioni per cui è negativa le conosco benissimo perché ho conoscenza del tema. Quindi invito i consiglieri ad utilizzare gli strumenti in loro possesso. Inoltre, non è affatto vero quello che le dice, che noi non siamo a conoscenza del piano e che il piano ci è stato prodotto dal dottor Sasolla in commissione. La commissione non ne era a conoscenza. L'atto del piano era una copia per la consultazione inviata dall'UNAR alle associazioni. Lei può essere libero di avere le sue opinioni, ma questa maggioranza collabora continuamente con l'assessorato ed è a conoscenza di quello che si produce. Quello era un atto che doveva rimanere riservato perché era per la consultazione e non era ancora disponibile pubblicamente. Quindi io invito le persone a parlare con cognizione. Tornando alla proposta di delibera... Ecco, appunto, intervenga sulla delibera, può dire le stesse cose intervenendo direttamente sul tema della delibera. Ma io non credo che ce ne sia bisogno. Avanti. Tornando alla delibera, questa storia dei campi è nata nel 2008, è nata con l'emergenza dichiarata da Berlusconi. Allora il ministro dell'Interno era Maroni, che era alleato con le forze che adesso stanno proponendo questa proposta di delibera. I campi sono nati con Alemanno e sono proseguiti con le amministrazioni successive. Che chi ha creato il danno e ha perpetrato il danno poi cerchi e trovi delle soluzioni, a me sembra una cosa veramente indecente. Inoltre, se vi state facendo delle domande del perché non rispetti la strategia nazionale, io vorrei che voi vi rendesse conto, voi state parlando di aree di sosta non essendo a conoscenza del fenomeno, perché non tutte le popolazioni rom, sinti e camminanti sono di fatto nomadi e posseggono un mezzo per stazionare nelle aree di sosta. Inoltre sono i luoghi, secondo quanto indicato da questa proposta di delibera, lontani dai centri abitati. Ecco, non mi sembra proprio il massimo dell'integrazione, mi sembra una ghettizzazione che fa ancora più schifo dei campi rom. Per non parlare del fatto che questi campi, nati con Alemanno e continuati con Marino, sono stati lo scempio perché hanno perpetrato uno sperpero di soldi che è andato a finire in mafia capitale e sappiamo tutti quanti che cosa è venuto fuori e sappiamo tutti quanti che cosa ancora sta avvenendo fuori. Voi non proponete soluzioni, voi proponete una sorta di legalità che va bene solo a voi, parlate di scolarizzazione e poi parlate di permanenza per 6 mesi, quando la scolarizzazione prevede un anno scolastico completo. Voi non avete probabilmente idea del fatto che le popolazioni rom, sinti e camminanti non sono tutte nomadi. Silenzio in aula. Sono stanziali. Un attimo solo, consigliera, silenzio in aula e ne approfitto per ricordare ai consiglieri che la proposta non è di gruppi politici, è una proposta di iniziativa popolare. Quindi, rivolgendovi alla Presidenza, intervenite nel merito di una proposta di iniziativa popolare. Consigliere Ghera, non si preoccupi. Prego, andiamo avanti. No, non sono distratta. Guardi, sono molto concentrata. Io penso che veramente sia non possa essere considerata una soluzione quanto proposto da questa delibera, soprattutto perché riprevede una ghettizzazione
e soprattutto perché non prevede il rispetto dei diritti umani. La legalità è una cosa molto importante, la legalità deve essere pretesa da ogni persona che vive o stanzia in questa città, assolutamente sì, ma non è questa la modalità. Per 3 minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente. Io anch'io ringrazio i proponenti per aver portato all'attenzione della cittadinanza di Roma questa problematica ed è anche significativo che molte persone abbiano ritenuto di sentire i diritti civili di queste persone talmente importanti da andare ad apporre una firma. Mi ricollego però a quanto detto dall'assessore Baldassarre. Purtroppo, per fortuna, questa delibera è datata. È datata anche superata dal decreto legge dalle nuove linee guida per gli SPRAR che sono stati emanati dal Ministero da poco. Quello che volevo dire è che comunque questa amministrazione sta ponendo molta attenzione a questi temi. Soprattutto sia per il rispetto dell'individuo che siede da entrambi i fronti, cioè sia per il rispetto dei diritti della persona immigrata che viene e cerca asilo oppure che vuole anche solamente transitare, ma anche nel rispetto dei diritti umani e dell'abitante della città di Roma. È giusto che ci sia un'integrazione, è giusto che si voglia parlare di accoglienza diffusa. È giusto pure che vengano create delle sinergie anche con le amministrazioni locali per poter in qualche modo diminuire il numero delle persone che vengono ad essere accolte per ogni centro, perché minore il numero, ma questo in ogni contesto, lo vediamo anche nelle classi scolastiche, minore il numero, maggiore l'attenzione che si può porre all'utente che utilizza i nostri servizi. Quindi io mi ricollego a quanto ha detto il nostro assessore. È superata anche perché le parole sono macigni e nell'articolo 2 io leggo: il sindaco procede entro 2 mesi dall'approvazione alla sottoscrizione di un protocollo. Sotto leggo: i componenti della commissione in collaborazione con la prefettura di Roma. Allora, il sindaco procede e può procedere, ma non d'imperio, deve essere sempre una collaborazione e l'interlocuzione con la prefettura e con gli altri enti preposti noi la stiamo portando avanti, perché da come è scritto qui il sindaco procede vuol dire che noi abbiamo piena autonomia e possiamo imperativamente chiedere ed ottenere, e sappiamo tutti che soprattutto nel caso della prefettura non è così. Stiamo comunque procedendo ad una collaborazione fattiva, e lo stava infatti dicendo anche l'assessore, per monitorare e anche per poter la invito a concludere, consigliera. Sì, ed anche per poter avere un riscontro qualitativo della distribuzione, in modo che in questa città non ci siano delle zone di serie A e delle zone di serie C, ma se avessimo tutte zone di serie B1 magari probabilmente anche le persone che vivono in quei territori non potrebbero non accogliere con diffidenza le persone immigrate che vengono a risiedere in quei luoghi. Io vi annuncio il nostro voto di astensione.